La neoconfermata sindaca di San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi, presenta la nuova squadra di governo. 6 i membri della giunta, ciascuno con deleghe specifiche che riflettono le loro competenze ed esperienze professionali. I criteri con cui ho scelto la squadra sono stati legati alle competenze professionali dei singoli assessori e di fatto una scelta che è la stessa che ho operato 5 anni fa, perché credo che quando si affrontano determinate tematiche sia necessario farlo con competenze dirette. Nei prossimi 5 anni porteremo avanti progetti importanti iniziati nella precedente consiliatura, ma ci concentreremo anche su altri progetti, su altri obiettivi importanti, tra tutti, come si evince dalla programma elettorale, noi abbiamo approvato votandolo nel Consiglio di insediamento del 28 di giugno, quindi la settimana scorsa, un focus importante sul centro storico, quindi un intervento importante di riqualificazione del centro storico per elevare la qualità estetica del centro storico in modo tale che possa tornare ad essere attrattivo anche a supporto delle attività commerciali. In questo caso la Giunta sarà di aiuto e supporto per questo e per tutte le altre progettualità. Ci tengo appunto a sottolineare che nella scelta delle deleghe ho voluto creare, a differenza di 5 anni fa, un assessorato che è legato esclusivamente al commercio, proprio perché è centrale il commercio nell'economia di San Giovanni e le attività commerciali dovranno continuare ad essere un punto di riferimento importante per la nostra città. Il Comune negli ultimi anni ha fatto tanto in questi settori, soprattutto nel settore degli investimenti, dei lavori pubblici, e ci sono interventi da portare a termine, ci sono interventi in corso di progettazione per i quali va trovato ulteriori finanziamenti e ci sono anche interventi già completati che abbiamo visto hanno risolto problematiche territoriali che si trascinavano da anni, penso a Viale Gramsci, penso alle rotatorie, penso ad alcune ciclabili. E sul piano regolatore c'è da portare avanti il lavoro iniziato, perché c'è da fare il piano strutturale nuovo che viene fatto insieme al Comune di Caviglia e poi da portare a termine il piano operativo, e anche quello è già stato avviato. Questi saranno nuovi strumenti che consentiranno anche la localizzazione di nuove attività.